Mamma mia, e che partita ho visto. Mi riferisco a Italia-Macedonia al 90esimo. Alexander, non dico il cognome perché non lo so pronunciare, prende palla, si inserisce, boom, gol, e l'Italia per la seconda volta consecutiva. Per la seconda volta consecutiva è fuori dai mondiali. Qua la nazionale, i dirigenti o chi comanda la nazionale si devono fare pienamente un ragionamento, pienamente, e si devono fare proprio una sciacquata, si devono fare proprio un pensiero ma veramente mentale, ma veramente, veramente mentale. Ci devono pensare, i giocatori che hanno giocato oggi, prima, ci devono pensare veramente 10.000 volte sul cosa hanno fatto in questa partita, sul cosa hanno fatto questa partita, perché ripeto, seconda volta consecutiva. Prima nei mondiali, per qualificarsi ai mondiali del 2018 con la Svezia, e adesso con la Macedonia del Nord. Con la Macedonia del Nord. Con tutto il rispetto, ma posso dire complimenti alla Macedonia del Nord. Complimenti. Tutti si aspettavano Italia-Portogallo o la maggioranza, ma è andata così. Il calcio è questo. Sempre, ma sempre, ci sono sempre delle sorprese. Le partite vanno giocate dal fischio iniziale fino al fischio finale. Bisogna stare sempre concentrati finché non fischia l'arbitro. E l'Italia non l'ha assolutamente fatto, perché sul gol è mancata la marcatura. Mancini ha sbagliato sui cambi. Ha sbagliato a togliere Mancini e mettere dentro Chiellini. Assolutamente ha sbagliato. L'unico cambio su cui ha sbagliato è quello nel fare entrare Chiellini. Nel fare entrare Chiellini. Ma ragazzi, non allungherei tantissimo il filo del discorso. Assolutamente no. Un primo tempo, complessivamente, un'Italia che ha dominato. È mancato l'attacco. È mancato l'attacco. Lì bisogna fare veramente un grandissimo pensiero. Lì bisogna pensare veramente bene. Se mi riferisco alla nazionale, a chi comanda per la nazionale, bisogna veramente fare, non so cosa, un'analisi all'attacco, perché non c'è giocatore, non c'è uno che segna, non c'è un giocatore di riferimento lì avanti che gli dai palla e segna. L'unico che mi è piaciuto in attacco è stato Berardi. Berardi, che si è divorato un gol nel primo tempo con porta vuota, e lui che ha avuto varie occasioni. Gli altri hanno fatto dei tiri tutti murati dalla difesa. Una Macedonia del Nord che ha veramente difeso ottimamente tutti i 90 minuti in difesa. Ma comunque si era capito, io me lo sono detto, un'Italia che ha attaccato, non segnava, e probabilmente tutti normali, tutti, no problemi in difesa. E basta, nel primo tempo sono bastate due ripartenze, una nel primo credo, una nel secondo, ma comunque complessivamente tre ripartenze, due dove poteva segnare la Macedonia, e nella terza un tiro veramente bellissimo, e male, male la fase difensiva. Come ho detto, varie occasioni, ma se non metti palla dentro, ovviamente può arrivare subito la sorpresa, ed è arrivata la sorpresa subito nel finale, e l'Italia, ripeto, per la seconda volta consecutiva, ma io la ripeto perché è veramente una vergogna, veramente una grandissima vergogna per la nazionale italiana, vincitrice dell'Europeo, e poi ti permetti di fare questo, cioè, tralasciando vincitrice dell'Europeo, ma comunque una vergogna per i giocatori che ci sono stati in campo, per i giocatori, perché parlando di rosa, parlando di qualità, l'Italia è veramente superiore alla Macedonia, ma mi è piaciuto l'atteggiamento della Macedonia. Ha difeso bene, ha difeso veramente alla grande. L'Italia che ha avuto varie occasioni ma non l'ha messa dentro. L'Italia che ha avuto varie occasioni l'ha messa dentro. Dall'altra parte, Portogallo che ha vinto 3-1 con la Turchia che ha avuto pure un calcio di rigore nel poter pareggiarla, ma comunque è passata. C'è un Galles che è passato 2-1 con doppietta di Gareth Bale, che ha segnato veramente un primo gol pazzesco. E poi sta giocando ancora la Svezia contro
della Repubblica Ceca, in questo momento sono al 106esimo, sperando tantissimo che passa la Svezia. E adesso mi toccherà, ovviamente in primis perché sono marocchino, tifare il Marocco fino alla fine, e sperando che il Portogallo vada avanti. Sperando che il Portogallo vada avanti e basta. Basta, ma comunque mi dispiace veramente tantissimo. Ma comunque se il pallone non lo butti dentro, che vuoi fare? Cosa vuoi fare? Che pretendi di più? Le occasioni l'Italia le ha avute veramente tante, veramente tante, e basta, è mancata lucidità avanti alla porta, è mancato l'ultimo passaggio in tutta la partita, è mancato veramente l'ultimo passaggio che poteva fare la differenza, che voleva fare la differenza all'ultimo passaggio, e basta, ho detto varie tante occasioni e non aggiungerei altro, non starei neanche a dirvi un salutone a tutti, spero stiate tutti bene, non credo che qualcuno stia bene. Riferendomi in primis ai tifosi, cioè ai tifosi o alle persone che volevano che vincesse l'Italia, che volevano vedere Italia-Portogallo. È andata così, poi si può dire questa pa parola. Questo è il calcio, queste tipo di partite. Gli ultimi 5 minuti sono state una nuova partita, sono state assolutamente una nuova partita. E basta, male, male l'Italia, che ha creato tanto, ma gli avanti non sono stati assolutamente né lucidi, niente, niente, non è mancata precisione, mancato tutto, l'Italia ha fatto pienamente tutto, ma in attacco no, è mancata solo la fase offensiva, non so spiegare che i terzini non avevano spinto tanto nel primo tempo, sempre difensivi, una Macedonia che ha difeso per tutto il tempo, una ripartenza. È bastata una ripartenza, è bastata un errore, è bastato un errore, posso chiamarlo. E lì il tiro veramente fenomenale. Tiro lì veramente fenomenale. Non aggiungerei altro, non so se volete, fatemi sapere la vostra nei commenti e basta. Sicuramente ci vedremo per il post partita del Marocco, che non ricordo, cioè neanche io non ricordo, sì, ma comunque post partita del Marocco che giocherà contro il Congo, la Repubblica Democratica del Congo, ma comunque contro il Congo e basta, male l'Italia per l'atteggiamento che ha avuto, e basta, non aggiungere altro, per la seconda volta consecutiva, e vi mando un grandissimo saluto, e ci becchiamo al prossimo video, ragazzoni, mi dispiace tantissimo per l'Italia, volevo passasse e andasse almeno in finale. Ma non è andata, ha creato tanto, ma non hanno messo la palla in porta, ma non hanno messo la palla in rete, tanto, 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 ci sarebbe da discutere su questa Italia, ma non c'è una. No, non vorrei farlo assolutamente. Un grandissimo saluto e una grandissima buonanotte e ci becchiamo. E basta, dai, e forza Marocco, sperando che vada bene per il Marocco. Dai ragazzi, un grandissimo saluto, un grandissimo abbraccio, una grandissima buonanotte. E ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti.